In quei giorni Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Gli amanuensi lo hanno trascritto in più copie. Hanno lavorato per 6 giorni. Hanno finito questa notte. Molto bene. L'editto dell'imperatore deve essere comunicato a tutti prima del calar del sole. L'editto dell'imperatore romano Augusto era rivolto a tutti gli ebrei che abitavano in Palestina. I soldati romani, dal loro quartier generale in Cesarea, sul Mediterraneo, partirono alla volta dei diversi villaggi della Palestina per informare il popolo ebraico che Augusto aveva ordinato un censimento. Ehi, voi! Non c'è una sinagoga in questo villaggio? Portatemi là. Salute a te, maestro. Che cosa vuoi, soldato? Ti porto un nuovo editto dell'imperatore Augusto. Per me puoi buttarlo via. Non voglio neppure vederlo. Anche tu sei tenuto a rispettare gli editti dell'imperatore. Ma che stai dicendo? Perché mai dovrei obbedire al tuo imperatore? Augusto è anche il tuo imperatore. Noi romani governiamo la Palestina da molti anni. Forse non te ne sei ancora accorto, maestro. Non vantartene, soldato. Ormai non si capisce più a chi appartenga questa nazione. L'imperatore ordina che tutti gli uomini e le donne di Giudea si rechino nei loro luoghi di nascita per un censimento. E perché il tuo imperatore vuole sapere chi siamo e quanti siamo? Conoscendo l'esatta popolazione, l'imperatore potrà poi imporre delle tasse adeguate al re Erode che amministra per noi queste terre. Quindi saremo costretti a sopportare il peso di altre tasse. Quando saremo di nuovo liberi? Il tuo popolo è libero perché Roma regna sulla sua terra. Ma che ne sai tu? Guarda questo rotolo. Sai che cosa stavo copiando? È la storia di Salomone che costruì un tempio per il nostro Signore a Gerusalemme. Era un bellissimo tempio, con pavimenti e pareti d'oro. Un edificio magnifico. Era talmente bello che la gente veniva da tutte le parti del mondo per ammirare il tempio di Salomone, tanti, tanti anni fa, quando Roma non esisteva. Ma molto presto arriverà un messia a salvarci. Chi? Ma cosa stai farneticando? Ti senti bene, Maria? Sì, sì, sto bene. Come si chiama questa valle? È la valle del Giordano. Gerusalemme è vicina. Possiamo accamparci qui per la notte. Presto, montate le tende. Guardate, da qui riusciamo anche a vedere perfettamente la stella che ci guida. Devi essere terribilmente stanca, Maria. Forse non era il momento giusto per questo lungo viaggio da Nazareth sino alla mia città natale, a Betlemme. Soprattutto ora che sta per nascere il bambino. Non preoccuparti, Giuseppe. Quando sarai troppo stanca, dimmelo, mi raccomando. Certo.
Le stelle sono magnifiche. In quello stesso momento, nel suo palazzo a Gerusalemme, c'era un uomo inquieto, tormentato da dubbi e sospetti. Augusto lo aveva nominato re della Giudea, ma non era un ebreo, e per questo era odiato dal popolo. Quell'uomo era Erode. Signore, sono giunti gli astrologi, come tu hai ordinato. Salute, o re, siamo ai tuoi ordini. Si dice che sia apparsa una stella incredibilmente luminosa. Voglio sapere se questo evento sarà di buono o di cattivo auspicio per il mio regno. Erode, comprendiamo il tuo turbamento. Ditemi, i miei nemici diventeranno più forti di me? E la mia alleanza con i romani aumenterà il mio potere? E riuscirò a far tacere il sommo sacerdote del Tempio e la sua gente che contesta la mia autorità? È scritto che il tuo regno non avrà mai fine, re Erode. E questa stella per te è presagio di immensa fortuna. Vediamo, dov'è questa stella di cui tutti parlano? Da che parte devo guardare per vederla? Dov'è? Se desideri vederla, bisognerà far spegnere tutti questi fuochi. Spegnete i fuochi! Ecco, Erode. Adesso puoi guardare il cielo in quella direzione. Ah! Io non vedo nessuna stella in quella direzione. Via! Andatevene via! Via di qui! Eppure quella stella si vede chiaramente. Sì? Chi è? Buonasera, Elisabetta. Maria! Zaccaria, vieni! Maria e Giuseppe sono arrivati. Il Signore vi benedica. Vi stavamo aspettando. Ci hanno detto che sareste passati a farci visita. Il nostro villaggio è proprio sulla strada che porta a Betlemme. Dovete essere molto stanchi. Sono 10 giorni di viaggio da Nazareth sino a qui. Sia fatta la volontà del Signore. Dio ha vegliato su di me lungo il cammino. Maria, 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 tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno. Oh, Elisabetta, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito gioisce in Dio, mio Salvatore. Sono così felice. Mi è stato concesso un grande onore che la madre del mio Signore venga presso di me. Il mio cuore loda il Signore, poiché egli ha rivolto il suo sguardo alla sua umile serva. Zaccaria, Elisabetta, tuo figlio è veramente un bel bambino. L'abbiamo chiamato Giovanni per volontà del Signore. Maria, e tu come chiamerai il tuo bambino? Io lo chiamerò Gesù. 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 Benedetto il Signore Dio di Israele. Lode al Signore. Ha suscitato per noi un potente salvatore della casa di Davide, suo servo. Guardate, questa è la terra di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ascoltatelo, è un profeta.
Il Salvatore, colui che ci libererà, vedrà la luce su questa terra. Le genti di tutte le nazioni lo riconosceranno e tutti gli uomini conosceranno la sua potenza. Scansati, vecchio! Oh, perché mi fate questo? Il Salvatore, colui che ci libererà, vedrà la luce su questa terra. Il Salvatore, colui che ci libererà, vedrà la luce su questa terra. Le genti di tutte le nazioni lo riconosceranno e tutti gli uomini conosceranno la sua potenza. È stato ordinato a tutti gli abitanti della Palestina di andare a registrare il proprio nome nel luogo di nascita. Ciò nonostante, ci sono tra voi molte persone che non lo hanno ancora fatto. Sappiate che chi non avrà rispettato l'editto entro la data stabilita sarà punito secondo la legge. Ogni capofamiglia, così è scritto in questo editto, deve presentarsi all'autorità del suo luogo di nascita e dichiarare il suo nome, quello dei figli e degli schiavi, e denunciare bestiame, terra e ogni altra proprietà in suo possesso. Lo stesso re Erode di Giudea, massima autorità riconosciuta dall'impero romano, rispetterà il presente editto. Sei stanca, Maria. Coraggio, siamo quasi arrivati a Betlemme. Giuseppe, non preoccuparti per me. Sta tranquillo, sono al sicuro se il Signore mi protegge. Hai ragione. E sentiamo, quale sarebbe questo straordinario evento? La nascita di un nuovo re, come ha preannunciato il profeta. Sono io il re di questa terra e i miei eredi lo diventeranno dopo di me. Noi non sappiamo di quale terra diventerà re, ma la profezia dice con chiarezza che da qualche parte in questo paese sta per nascere un bambino che diventerà re. Tutto questo è assurdo. Chi ha messo in giro questa voce? Lo abbiamo visto scrutando il cielo ed è anche scritto nelle sacre scritture del popolo ebraico. Inoltre sappiamo che gli abitanti di questa terra stanno aspettando da secoli un Redentore inviato dal Signore. Lo chiamano il Salvatore, il Messia. E il popolo sostiene che quest'uomo diventerà il suo re. Cosa? Non mi hai sentito allora? Ti ho appena detto che sono io il re! Re Erode, hai udito la profezia. Farai bene a crederci come tutti noi. Crederci? Credere a che cosa? Profeti, oracoli, mistici? Gente che parla al vento! Quella montagna, non è... Sì, Maria, finalmente siamo arrivati. Allora, quel villaggio... Sì, è Betlemme. Abbiamo ancora un po' di strada da fare. Te la senti, Maria? Sì, certo. Re Erode, in cielo è apparsa la stella di cui parla la profezia. E in questa antica profezia è scritto: nella città di Betlemme... Basta! Chi ha scritto le parole che stavi leggendo? Il profeta Michea. E quanti anni fa sono state scritte? 800 anni fa. E voi credete che gli abbia detto il vero? La nostra gente trascorre intere giornate nelle sinagoghe leggendo e rileggendo queste parole. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minore fra le principali città di Giuda, perché da te uscirà un capo che guiderà Israele, mio popolo. Dunque, a quanto dice la profezia, questo re dovrebbe nascere nella città di Betlemme. In quale luogo della città dovrebbe nascere? In quale casa? In quale famiglia? E come si chiamano i suoi genitori? Erode, tutto questo noi lo ignoriamo. Non possiamo risponderti. Cosa?
Quindi, se ho ben capito, non c'è alcun modo di scoprire chi è né dove si trova quest'uomo che voi chiamate re. Ma sicuramente noi lo riconosceremo quando arriverà. Davvero? Perché egli è l'inviato del Signore. Egli è un dono del Signore e noi lo riconosceremo senza alcun dubbio. Già, capisco. Ma certo, ora ho capito cosa volete dire. Allora, questa profezia deve essere vera. Perciò ho deciso che quando colui che voi chiamate re arriverà, anch'io mi recherò da lui e gli renderò omaggio. Sta bene, ora lasciaci andare, ti precederemo a Betlemme. A Betlemme. A Betlemme. Presto, seguite quei tre uomini. Non lasciateveli sfuggire. E una volta trovato il bambino, uccidetelo! Dubito che anche questo sia scritto nelle sacre scritture. Scusami, sto cercando un alloggio, un riparo per questa notte. Che fare, Maria? Tutte le locande sono piene. Andrà bene un posto qualunque, ma dobbiamo trovarlo al più presto. Maria, vuoi dire che sta per nascere? Sì. Oh no, allora dobbiamo trovare subito un alloggio. Andrà tutto bene, il Signore e Dio veglierà su di noi. Allora, vediamo. Ah, ma sì, certo, so io dove potremo andare. Dovrebbe esserci una grotta lassù, vicino a quella collina. Presto, andiamo, Maria. Sì, andiamo. Ma che succede? Diventa sempre più luminosa. Hai ragione. È meravigliosa. Oh! 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 Ricordo che mio padre lo ripeteva continuamente. Quando sorgerà una stella sul deserto della terra di Giuda, vorrà dire che il nostro Signore ci sta mandando un segno. Un segno del Signore? Ma che cosa voleva dire? Ecco, in altre parole, egli invierà un salvatore a tutti gli uomini che vivono sulla terra. Allora sta per accadere qualcosa di straordinario. Già. Sicuramente quello per cui noi tutti stiamo pregando da tempo. Quella luce. Quale? Guarda laggiù. La vedi quella luce sotto la stella? Porto una lieta novella che sarà di grande gioia per tutto il popolo.
Oggi vi è nato nella città di Davide il Salvatore, che è Cristo Signore. Egli è il Messia. Gloria a Dio nel più alto dei cieli. La luce divina illumini la terra e porti pace agli uomini di buona volontà. Da regalarli. Va bene lo stesso. Tu gli hai portato il tuo cuore. Tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i capoluoghi di Giuda, da te ne uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. In quel tempo, quando l'impero di Roma era governato da Ottaviano Augusto, nell'anno 748-749 dalla fondazione di Roma, nacque a Betlemme, nella terra di Giuda, Gesù, che fu chiamato il Cristo, cioè il consacrato con l'olio santo, il Figlio di Dio. La nascita di Gesù rappresenta per tutto il mondo cristiano l'anno zero, dal quale si sono iniziati a contare gli anni della nostra era. Eppure, secondo gli studiosi, Gesù non nacque precisamente in questo convenzionale anno zero, 753 anni dalla fondazione di Roma. Alcuni indizi fanno ritenere che Gesù sia nato 7 anni prima, perché allora avvenne il primo censimento romano in Palestina, quando era governatore della provincia di Siria-Palestina Quirino, di cui parla il Vangelo di Luca al capitolo 2. Sempre nel medesimo anno, poi, il 29 maggio, il 29 settembre e il 4 di dicembre, avvenne un'inconsueta congiunzione tra i pianeti Giove e Saturno, che apparivano nel cielo come un'unica grande stella, quella a cui accenna il secondo capitolo del Vangelo secondo Matteo. Il giorno preciso della nascita di Gesù non è riportato dagli evangelisti. Nella tradizione orientale era fissato al 6 di gennaio, che infatti viene chiamato giorno dell'Epifania, che in greco significa manifestazione divina. Successivamente, le comunità cristiane che vivevano in Occidente
e particolarmente quelle romane, decisero di spostare il giorno al 25 di dicembre per scalzare una festività pagana dedicata alla nascita del Dio Sole. Gesù nacque in un locale modesto, adibito a stalla. In una grotta, afferma la tradizione. La prima chiesa costruita a Betlemme su quella che viene identificata come la grotta in cui nacque Gesù risale al IV secolo e fu eretta per volere dell'imperatore Costantino sul luogo che già da diversi decenni era venerato come la grotta della Natività. Nel VI secolo l'imperatore Giustiniano vi fece ricostruire la grande basilica che vediamo ancora oggi e che è una delle più antiche chiese del mondo. Chi erano questi misteriosi magi venuti dall'Oriente? La tradizione li descrive come sacerdoti persiani o astrologi babilonesi. A giudicare dai doni portati, sembrerebbero arabi. Le più antiche raffigurazioni cristiane li presentano o come sacerdoti del dio Mitra o come re, secondo le antiche profezie. Nell'VIII secolo compaiono anche i loro nomi, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, e le loro caratteristiche fisiche rappresentarono quelle dei popoli del mondo. Melchiorre biondo come i nord europei, Gaspare nero come i popoli africani, Baldassarre con le caratteristiche dei popoli arabi. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, nel secondo capitolo dei Vangeli di Matteo e di Luca.